È facile osservare che l'energia cinetica dipende dalla variazione di massa. Massa ed energia sono addirittura equivalenti. Un corpo, se riceve o perde energia, che sia elettrica, chimica o anche termica, deve ricevere o perdere un proporzionale incremento di massa. Bene, a questo punto possiamo anche scrivere la seguente equazione, meglio nota come relazione di Einstein. È spesso scritta nella forma E uguale mc al quadrato. Dalla teoria della relatività ristretta derivano i due concetti di contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. All'osservatore in linea con il sistema di riferimento che si muove con velocità v rispetto a quello che si suppone fermo, un segmento apparirà più corto ed un orologio sembrerà rallentato e Questo sì che è un annuncio interessante. Vediamo che mi risponde. Da dove digitate? Datemi le vostre coordinate. A quanto pare ha voglia di scherzare. Vorrà dire che sarò al gioco. Ok. Ma dove vi trovate più precisamente? Hai capito? Si diverte a prendermi in giro. Ogni volta che mi collego ad internet, si inserisce questo tizio con la storia dell'astronave. E con questo? Ecco, a parte tutte le informazioni dettagliate che mi dà, e fin qui non ci sarebbe niente di strano, potrebbe essere un astrofisico in vena di scherzi. Ma il fatto strano... Il fatto strano? Beh... Mi chiedo come faccia ad individuarmi sempre. Entro anche con nick diversi, ma mi riconosce sempre e dice: ti attendiamo sul nostro disco spaziale. Appena mi contatta, va a colpo sicuro. È chiaro che non si tratta di uno scherzo. Sono davvero extraterrestri. E per via della tua diffidenza, ti stai perdendo una grande occasione. Caro Frankie, non disperare. Ho una bellissima idea. Se ci fosse il maestro a digitare con te, risolverebbe subito il tuo mistero. Questa sì che è un'idea. Io non direi. Tutta questa storia è ridicola. Non penserete davvero che si tratti di un alieno? Certo che no. Voglio solo smascherarlo. Vieni con noi e vedrai il maestro in azione. Non ci penso affatto. Ho di meglio da fare che pensare a queste sciocchezze. Il solito Precis. Razionale e coi piedi per terra. Già, il solito Precis. Avanti, mettimi in contatto con lo spaziale che te lo sistemo io. È lui che si metterà in contatto con me. Dagli qualche istante. Ehi, ecco il nostro ET. Ti aspettavo, terrestre. Un saluto anche ai due amici. L'astronave ti aspetta per portarti nello spazio e procedere alla seconda parte dell'operazione. Aspetta un attimo. Come diavolo fa a sapere che ci siamo anche io e Pablo? E che vuoi che ne sappia io? Fino a prova contraria sei tu il maestro. Ma sei tu il fisico, il cervellone. Appunto, sono un fisico, non un mago. Va bene, ci penso io. Basta con gli scherzi. Da dove digiti? Come fai ad individuare sempre Frankie? Chi ti ha detto che ci siamo anche noi? Sto incominciando a perdere la pazienza. Incomincio ad arrabbiarmi. È con il maestro che ha a che fare. E a che gioco stai giocando? Rivelaci tutti i tuoi trucchetti. Da dove digiti? Decodificare termine maestro. Come sarebbe decodificare termine maestro? Non ci starà prendendo in giro. Lascia perdere, è inutile.
Non riusciremo mai a smascherarlo. Niente affatto. Me lo lavoro per bene. E lo costringerò a giocare a carte scoperte. Sarebbe ora di levare le tende. Già, ma Basu non si è ancora arreso. Ti ho già detto che non mi frega un accidenti delle coordinate dell'astronave. Chi sei? Da dove digiti? Basu, si è fatto tardi. Non c'è niente da fare. Insiste col darmi le posizioni dell'UFO. Cosa ti sei stampato? Le coordinate presunte dell'astronave. Voglio studiarmele a casa con calma. I dati mi sembrano giusti. I calcoli esatti. Domani lo inchiodo. Ho fatto un buon lavoro. Domani sarà la resa dei conti. Il falso extraterrestre sarà smascherato. Mi sono convinto. Sei davvero un extraterrestre. Però devi dimostrarmelo. Supponiamo che sia io a darti la posizione di un'ipotetica astronave. Ecco, in 15 secondi. Devi calcolarmi. La traiettoria di uscita dal pianeta. La rotta ideale per effettuare un viaggio suborbitale. Infine devi calcolarmi la traiettoria di rientro ideale, volendo atterrare nel punto in cui mi trovo adesso. Accetta la sfida. Ok, eccoti servito. Ho impiegato delle ore per arrivare alle soluzioni matematiche di questi quesiti. Un astrofisico ci metterebbe molto meno. Ma solo una tecnologia decisamente avanzata ci impiegherebbe meno di 15 secondi. Non può essere. C'è riuscito. I calcoli sono giusti. Ma allora con chi ho a che fare? Ci sarò. Ci abbiamo provato, ma nemmeno Basu Aldo è riuscito ad incastrarlo. Secondo me avete solo sprecato il vostro tempo. Può darsi. Faccia in fretta. Ehi ragazzo, lascia che ti legga la mano. Per carità, nelle mie mani non c'è niente da leggere. Tutte le mani hanno una storia, un passato e un futuro da raccontare. Tutte, tranne la mia. Ti sbagli, ragazzo. E va bene. Se insisti. Ma soltanto pochi spiccioli. Vedo subito qualcosa di molto interessante. Cosa? Gli eventi prenderanno una piega inaspettata e tu sarai costretto a prenderne atto. Tutta la tua maniera di pensare cambierà e tu cambierai gli eventi. Potresti essere un po' più chiara? Che vuoi dire?
dovrai confrontarti con l'inimmaginabile. La tua proverbiale razionalità e i tuoi rigidi schemi mentali si sgretoleranno davanti al fatto compiuto. Scusa, ma continuo a non capire. La tua mano parla chiaro, è scritto. Cosa ci sarebbe scritto? Verrà un tempo che un tuo amico avrà bisogno di te. Il tuo compito sarà di aiutarlo. Non c'era bisogno di leggerlo nella mano. Aiuto sempre gli amici in difficoltà. Lascia perdere. Aspetta. Non è come pensi. Guardala. Con questa potrai aiutarlo. Ha dei poteri magici. Poteri magici? E cosa ci dovrei fare? Chi dovrei aiutare? Questo non è scritto, ma posso dirti come potrai usarla. Avanti, Frankie. Perché diavolo non rispondi? Ma che fine ha fatto? Sbaglio? O non ti sono mai piaciute le collanine? Non è mia. Me l'ha data quella zingara. Quale zingara? Lei. Dov'è andata? Era qui. Quando? Come quando? Prima. Possibile che tu non l'abbia vista? Veramente no. Beh, comunque mi ha detto di conservarla. Perché mi servirà per aiutare un amico in difficoltà. Come? Con questa? Lascia perdere. Tutte sciocchezze. Ho chiamato Frankie, ma non mi risponde. Eppure dovrebbe essere all'università. E allora? Beh, volevo sapere com'è andata la storia dell'extraterrestre. Ancora? Ora lo chiamo io. Così archiviamo definitivamente questa farsa. Wow. Dove vai? Mi presento a lei. Lascia perdere. Dici che non funzionerebbe? Dico. Frankie non risponde nemmeno al numero di casa. Ma dove si sarà cacciato? L'assiometro si sta riscaldando. Sono sicuramente vicino ad una fonte di energia. Eccola! È un UFO! Ehi! Salve! Ehi, eccomi qua! Sono arrivato! Ok. Quando è così tolgo il disturbo. Ci risiamo. E va bene, assiometro. Se vuoi aiutarmi, direi che questo è il momento. Qualcosa si sta muovendo.
Interessante. Un momento. Chi lo pilota questo affare? Dov'è l'alieno? Ben arrivato, terrestre Franklin. L'alieno non c'è, ma l'astronave parla. Sei pronto per il tuo viaggio? Vorrei qualche spiegazione prima. Questa navicella è stata progettata per esplorare nuovi mondi oltre la grande nube di Magellano. È una navicella esploratrice del tutto autosufficiente, dotata di un computer di bordo. Il computer di bordo, oltre ad avere il completo controllo del disco, invia tutti i dati immagazzinati alla sonda madre, che si trova a metà strada tra il vostro pianeta e il nostro. E il computer di bordo sei tu, giusto? Affermativo. Aspetta un momento. Non vorrei dirmi che per tutti questi giorni ho comunicato con un computer. Negativo. Tu hai comunicato con unità viventi della sonda madre. Sono loro che ti hanno portato fin qui. Il viaggio che farai su questo disco si impone di studiare le reazioni fisiche della vostra specie alle alte velocità spaziali. Ma non ti preoccupare, tornerai sulla Terra sano e salvo. Ok. Se le cose stanno così... Ora non vorrei farmi credere che questo affare può veramente volare. E invece vola. Guarda, guarda che panorama! Prepararsi deve 5 secondi alla velocità di fuga. Stiamo andando troppo veloci? Avrei cambiato idea! Preferirei scendere! Accidenti alla velocità di fuga! 5 secondi al distacco dall'atmosfera terrestre. Speriamo di non disintegrarci prima! Incredibile! Siamo nello spazio! Ecco la Terra! Ci stiamo allontanando! Stiamo già lasciando i pianeti interni. Infatti, la Terra è già piccolissima. Dove siamo diretti? Verso Giove, il pianeta gigante. Allora vedremo anche Marte prima. Negativo, Marte non si trova sulla nostra rotta. Accidenti! Però sei fortunato. Si sta verificando una coincidenza astronomica molto rara. L'allineamento di due pianeti. Quindi, dopo Giove, incontreremo anche Saturno. Ottimo! Questa sì che è una bella notizia! Siamo in prossimità di Giove. Fantastico! Giove! Il pianeta gigante! È il pianeta più grande di questo sistema. Ha un diametro equatoriale di 142.000 km. Ehi, non sapevo che dessi anche lezioni di astronomia. Negativo. Questi sono dati che sto inviando alla sonda madre. Ah, allora scusami. Fai pure. È costituito prevalentemente da gas leggeri. Soprattutto idrogeno ed elio. Privo di crosta. Solo strati gassosi sempre più compressi e caldi. Appunto. Entrarci non sarebbe affatto una buona idea. Secondo i dati raccolti, Giove sarebbe diventato una stella se avesse una massa maggiore. Ma non possiamo fermarci oltre. Facciamo rotta verso Saturno. Saturno è vicino. Eccolo là! Diametro 119.300 km. Periodo di rotazione assiale 11 ore. Costituito per il 98% da idrogeno ed elio. Temperatura nucleo, 20.000 gradi. Guarda i suoi bellissimi anelli. Dimmi qualcosa dei suoi satelliti. Ne possiede più di 20. Molti sono ghiacciati e interrati, ma ce n'è uno particolarmente interessante. Scommetto che si tratta di Titano. Affermativo. Ci dirigiamo verso di lui per studiarlo meglio.
distanza media dalla stella madre, 120.000 km, ha un periodo siderale di 15.95 giorni, il suo diametro è di 5.120 km, è circondato da una densa atmosfera. Rilevo azoto, metano ed ammoniaca. Hai detto azoto, metano ed ammoniaca. Molecole base nelle strutture chimiche della vita. Affermativo. Ma la sua atmosfera è troppo densa. Non riesco a penetrarla. Non ho alternative. Ci prepariamo ad esplorarlo. Bellissimo! Una gita sul satellite di Saturno. 5 secondi all'impatto con l'atmosfera. Siamo entrati nell'atmosfera di Titano. Me ne sono accorto! Vedo la terraferma. Confermata atmosfera di azoto, metano ed ammoniaca. Temperatura meno 180 gradi. Non rilevo forme di vita. Ghiaccio ovunque. È un pianeta surgelato. Non completamente. Cos'è questa specie di neve? Non sarà mica il Natale di Titan. Sono gocce di etano che cadendo al suolo si mischiano alla mia, formando qui gli iceberg che vedi. Raccolgo un campione. Ha uno strano colore. Ho raccolto dati a sufficienza. Stiamo per lasciare Titano. Stiamo per lasciare questo sistema. Aspetta un momento. Ci sarebbero ancora Urano, Nettuno e Plutone da vedere. Negativo, non si trovano sulla nostra rotta. E allora dove siamo diretti? Faremo un lungo viaggio. Un lungo viaggio? A proposito di lungo viaggio, ma da quanto tempo siamo in giro? Chissà perché comincio ad avere sonno. Dormi, terrestre, dormi. Attraverseremo gli spazi infiniti, ma è meglio che tu non lo sappia. Infiniti. Allora io devo vedere.